My name is Kip Thorne. Il mio nome è Kip Thorne e sono stato professore al California Institute of Technology di Pasadena per oltre mezzo secolo. Classe 1940, fisico teorico di professione, premio Nobel 2017 per l'osservazione delle onde gravitazionali e consulente di film di fantascienza. Kip Thorne, di passaggio in Italia su invito del Gran Sasso Science Institute, visita per la prima volta i laboratori di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, situati a 1400 metri di profondità sotto il massiccio del Gran Sasso, i più grandi al mondo dedicati allo studio delle astroparticelle. Un'occasione per investigare sul futuro. I think the most exciting thing for me. Credo che la cosa più interessante per me negli anni a venire sarà vedere le onde gravitazionali generate dalla nascita dell'universo, utilizzare le onde gravitazionali per indagare su come l'universo si sia formato e studiare come sono nate le forze fondamentali della natura. And observe how the fundamental forces of nature, how they were born. Che cosa è accaduto nel frattempo nella sua vita per farla diventare consulente di Hollywood e sceneggiatore? Ho un'ex fidanzata che nel frattempo è diventata produttrice cinematografica, che un giorno è venuta da me dopo circa 10 anni che non ci vedevamo e mi ha detto: dai, buttiamo giù qualche idea per fare un film di fantascienza insieme. Io ho pensato che avevo tempo libero da dedicarle e che sarebbe stato divertente e che in più sarebbe stata un'opportunità per stimolare soprattutto i giovani, in particolare nei confronti della scienza. Così ho accettato la proposta e il risultato è stato il film Interstellar. La generazione di tua figlia sarà l'ultima a sopravvivere sulla Terra. Sei il miglior pilota che abbiamo avuto. Vai lassù e salva il mondo. Una delle cose più belle di questo progetto è stata quella di lavorare con persone eccezionali, creative e impegnate con me nel creare un film fondato su reali basi scientifiche. Tutti pronti a salutare il nostro sistema solare? La nostra galassia? Si parte. Ho visto una prima versione montata del film a giugno. Il film poi è uscito a novembre e non me l'aspettavo, ma è stata una sorpresa dal punto di vista emotivo. Ho pianto in alcuni passaggi la prima volta che l'ho visto, nonostante sapessi cosa stava per accadere e conoscessi la sceneggiatura, perché si tratta di un film davvero formidabile e vederlo venire alla luce per me è stato insieme fantastico ed emozionante. Questo mondo è una ricchezza, ma è da un pezzo che ci sta dicendo di andarcene. Sì, sono convinto che dovremmo andare nello spazio. Certo, ci vorrà molto tempo prima di riuscire a lasciarci alle spalle il nostro sistema solare, ma non appena avremo le conoscenze e la tecnologia necessaria per stabilire colonie su Marte, sulla Luna e su altri pianeti più grandi, penso che dovremmo farlo. E sono contento di vedere che piani in questo senso vengano portati avanti da Elon Musk e da altri. Elon Musk and others. Come risponderebbe alla domanda "siamo soli nell'universo"? In origine, il progetto del film Interstellar non era dei fratelli Nolan, ma di Steven Spielberg, che ci convocò tutti a un seminario, una ventina di scienziati esperti in tutte le discipline fondamentali. A un certo punto, Spielberg ci ha chiesto, in qualità di partecipanti al seminario, quanti di voi credono che da qualche parte, nell'universo, esistano civiltà più intelligenti e avanzate della nostra? Tutti alzarono la mano per dire io, e la cosa mi stupì un po' perché mi aspettavo una risposta affermativa dalla maggioranza, ma in questo caso ci fu l'unanimità. Queste civiltà, ammesso che abbiamo ragione, sono molto lontane e la probabilità che ci facciano visita sulla Terra durante l'arco della nostra esistenza è estremamente bassa, al punto da diventare virtualmente impossibile. Sono davvero troppo lontane. So I began
Ho cominciato a cercare di capire se fosse possibile o meno viaggiare indietro nel tempo negli anni Ottanta, influenzato da Carl Sagan e dal suo film Contact. Era un mio amico che mi stimolò a iniziare una riflessione. Le leggi della fisica ci impediranno sempre di viaggiare indietro nel tempo. E se mai una civiltà avanzata costruirà una macchina del tempo, quando proverà ad accenderla per la prima volta, la macchina si distruggerà. Noi siamo arrivati a comprendere il meccanismo del perché questo potrebbe accadere. So che sembra fantascienza, ma in realtà si basa su veri calcoli scientifici. Based on real science calculation. Credo che la migliore risposta sia che la macchina è controllata da un insieme di leggi della fisica chiamate leggi della gravità quantistica, che regolano se la macchina del tempo, quando si accende, si distrugge o meno. Le stesse leggi sono alla base della nascita dell'universo e controllano quello che succede nel centro di un buco nero. Quindi sono leggi incredibilmente importanti, il santo graal della fisica teorica dei prossimi anni. Holy grail of theoretical physics today, the laws of quantum gravity. Thank you.